Eccoci qua, buon sabato sera a tutti, ancora una giornata di zona rossa in tutto il paese. Noi eravamo qua nella sede di Regione Liguria a lavorare, ho appena finito una cabina di regia con i nuovi vertici della sanità, che a parte ovviamente quelli confermati, gli altri stanno prendendo possesso dei loro uffici. Abbiamo convocato oggi un punto sulla campagna vaccinazione, fatta anche oggi, perché nei nostri ospedali oggi si è vaccinato, così come si farà domani, e si continuerà ad andare avanti secondo il programma stabilito, ovviamente sulla base dei vaccini che la struttura commissariale ci sta mandando. E poi ovviamente per buttare un occhio, vedere, analizzare i dati, ancorché ovviamente trattandosi dei dati relativi al primo giorno dell'anno, uno dei giorni più festivi del nostro calendario, evidentemente sono dati poco significativi, come più volte vi abbiamo spiegato nel corso di queste vacanze, dove tuttavia non si è mai mollato e la situazione è sempre rimasta ovviamente non solo monitorata, ma anche con molto lavoro dietro, sia nei nostri ospedali, sia nei nostri centri tamponi, sia delle squadre di vaccinazione. Allora, tanto vi do i dati per quello che possono valere, perché oggi sono solo 1265 tamponi e 523 tamponi rapidi antigenici, cioè praticamente solamente coloro che avevano sintomi, avevano bisogno ovviamente di cure, si sono presentati nei nostri pronto soccorso, nei nostri ospedali, e i pochi tamponi fatti alle persone realmente bisognose, che danno un totale di 203 positivi sul territorio regionale. Quindi è un dato ovviamente falsato dal fatto che i tamponi di screening, quelli di massa, ricominceranno evidentemente tra domani e lunedì, sospesi per il primo dell'anno. Imperia c'è infatti un solo nuovo caso positivo, a Savona sono 73, a Genova sono 103, 77 in ASL 3, 26 in ASL 4 del Tiguglio, 23 a Genova e 3 persone non riconducibili alla residenza in Liguria. Il totale dei casi positivi cala di 4 unità su tutto il territorio regionale, segno appunto che sono dati significativamente influenzati dal basso numero di tamponi che riguarda il giorno festivo, non la settimana, perché nelle giornate immediatamente precedenti la nostra regione ha fatto più di 9.000 tamponi, quindi direi che è un livello di screening tra i più sofisticati del paese. I dati ospedalieri contano 13 persone in più, soprattutto date dalle due ASL del Ponente Ligure, ovvero dalla 1, quella dell'Imperiese, soprattutto la 1 dell'Imperiese, perché abbiamo avuto un cluster che stiamo ovviamente governando in una RSA di Sanremo, e l'ASL 2, dove la circolazione è aumentata anche a seguito di una serie di cluster nei giorni scorsi in alcune RSA, che ancora scontano 8 nuovi pazienti. Quindi direi che la maggior parte dei nuovi pazienti sono tutti a carico delle ASL del Ponente e dell'ASL dello Spezzino, dove ne abbiamo 6 in più, mentre cala il Tiguglio di 5 e Genova resta sostanzialmente immobile e stabile, con 0 nuovi ricoverati al San Martino, 0 al Galliera, un solo piccolo ricoverato, che è anche l'unico presente, al Gaslini, mentre Villa Scassi resta fermo con i suoi 51 ricoverati. Crescono anche di 3 unità le terapie intensive oggi, segno che evidentemente nel numero dei 740 ricoverati nei nostri ospedali oggi qualcuno ha avuto ovviamente un aggravamento in queste ore. Sono sostanzialmente, comunque, sia pure nelle dimensioni più fragili dei dati della giornata, dati sostanzialmente coerenti a quello che abbiamo detto nei giorni scorsi, ovviamente, cioè un aumento non particolarmente significativo, ma certamente presente, della circolazione del virus nella nostra regione, soprattutto legata, perché oggi siamo al 2 di gennaio, quindi legata ai giorni immediatamente precedenti
a quelli del Natale, cioè sostanzialmente i 14 giorni precedenti, qualche cosa di più con il loro strascico, e quindi sono dati sostanzialmente attesi. Sugli ospedali la pressione resta comunque piuttosto bassa, come ci hanno confermato oggi tutti i direttori generali, il responsabile del Dipartimento di Emergenza della Regione, il dottor Grattarola, e tutti coloro che oggi hanno lavorato nei nostri ospedali. Sono 9 purtroppo le persone decedute anche nella giornata di ieri e nella giornata precedente del 31 nei nostri ospedali. Anche questo è un elenco sempre doloroso, significativamente più basso di altri giorni. Ritengo che lo sia anche in questo caso, perché le analisi e poi la definizione di decesso per Covid richiede alcune pratiche ministeriali, ovviamente, che richiedono del lavoro e alcuni giorni. Questa direi che è a oggi la situazione sul territorio della Liguria. Sui vaccini, come vi ho detto, anche oggi si sono fatte molte centinaia di vaccini. Regione Liguria è, diciamo, tra il sesto e l'ottavo posto tra le regioni italiane che meglio hanno performato in termini di vaccini in queste ore, e ancora di più lo faremo nei prossimi giorni, tenuto presente che noi stiamo attuando un piano che prevede entro il 21 di gennaio la vaccinazione, la prima vaccinazione dell'intero campione di vaccini che ci mandano dal governo, e poi dal 21 di gennaio, la prima settimana di febbraio, il recupero delle stesse persone con la seconda dose di vaccino che li immunizzerà per sempre. Sono quelle famose 60.000 dosi di vaccino di cui abbiamo parlato più volte, 14.000 sono già arrivate, altrettante più o meno dovrebbero arrivare nelle giornate tra lunedì e l'Epifania. Quindi per il momento siamo in perfetta regola. Poi c'è chi in tutto questo continua a fare polemiche, per la verità quasi sempre lo stesso, inutili polemiche su come va il Covid nella regione Liguria e come facciamo i vaccini in regione Liguria. Facciamo i vaccini esattamente che il governo ci manda, facciamo i tamponi tra le prime regioni d'Italia, siamo una regione che come tutte le altre ovviamente sta affrontando ancora la coda della seconda ondata di Covid, credo che lo stia facendo con grande capacità dei nostri ospedali e del nostro personale sanitario tutto, per cui se qualche volta qualche persona che si diletta a fare politica parlasse un poco di meno, studiasse un poco di più sui numeri e sulle cose invece di fare dell'inutile allarmismo, anche in questi giorni di festa farebbe solamente bene di se stesso e di tutti noi. Ma detto ciò, non ce ne preoccupiamo più di tanto. Invece fatemi spendere due parole per l'emergenza neve che ci ha colpito in queste ore. Il maltempo è ancora su Regione Liguria, anche se la fase più complessa si è esaurita nel primo pomeriggio e il tempo non migliorerà sensibilmente di qua l'Epifania, quindi ci aspettiamo ancora una coda di una grande perturbazione che staziona proprio sull'Europa e sulla Liguria. Ovviamente in particolare sono caduti molti centimetri di neve quasi in tutto l'entroterra, nel Savonese, nell'entroterra genovese, nell'entroterra dell'Imperiese, qualche difficoltà di transito sulle autostrade, anche se oggi la giornata, come abbiamo detto in apertura, di fase rossa del paese, ovvero il divieto di spostarsi tra regioni, tra comuni, solo per dovere di lavoro o di impellente necessità ci si può muovere, non c'era il traffico pesante, ovviamente ha causato molto limitati disagi. Ha reso molto bello il nostro entroterra tutto imbiancato, qualche piccolo disagio lo sta provocando, come l'interruzione di alcune utenze di elettricità, soprattutto all'interno del Genovesato, per intenderci, nella zona collinare montuosa dietro il nostro capoluogo. Ci sono ancora alcune centinaia di utenze isolate. Abbiamo sentito poco fa, ho sentito il nostro assessore Gian Pedrone, stanno lavorando gli operai di Enel per riparare ovviamente i guasti, e contiamo che nelle prossime ore anche questo disagio possa
evidentemente venire meno, insieme a tutti i piccoli disagi legati ovviamente alla caduta di molti centimetri di neve, sia per quanto riguarda la spalatura dei marciapiedi, delle strade e tutto quello che comporta un'abbondante nevicata che abbiamo investito il nostro territorio, ma per fortuna senza danni oltre questi, e direi che è un buon risultato. Bene, credo che non ci siano altre cose da aggiornarvi in questa giornata ancora festiva, perché siamo dentro il primo weekend di inizio anno. Vi auguro ancora un bellissimo 2021. Noi stiamo lavorando tutti i giorni, non ci siamo mai fermati per cercare di fare in modo che lo sia il più possibile per quanto nelle nostre possibilità. Vi auguro un buon sabato sera, mi raccomando a tutti su rispettare le regole, muoversi solo se è indispensabile, perché evidentemente dobbiamo assorbire anche giornate complicate di, nonostante i divieti, di contatti sociali, di pranzi, di cene, di incontri con amici e parenti per quello che era possibile, dello shopping che per fortuna c'è stato, ci mancherebbe altro. Confcommercio oggi parla di 1 miliardo di euro in meno spesi dagli italiani solo nei prossimi acquisti, nel prossimo mese e mezzo di saldi, che dimostra quanta necessità vi sia che chi può, chi se lo può permettere, chi ha voglia e possibilità abbia dato una mano al nostro commercio durante Natale, è una cosa solamente positiva. Adesso dobbiamo stare ovviamente tutti quanti più prudenti per fare in modo che la situazione ritorni rapidamente dentro l'alveo della situazione. Poi, come sapete, in settimana scadrà il decreto legge del governo che prevede tutte le zone decise per calendario e non per parametri di rischio, parametri che continuiamo a ritenere per certi aspetti inadeguati a misurare la situazione. Lo abbiamo chiesto come regione al governo, speriamo che prima o dopo questo dibattito possa aprirsi e si addivenga a dei criteri di valutazione dei territori un po' più rapidi, un po' più veloci. Noi oggi la Liguria continua, anche qui al di là delle chiacchiere e delle polemiche, ad avere un rischio moderato nel report numero 33 dell'Istituto Superiore di Sanità. Il rischio moderato vuol dire che c'è un RT tra 1,01 e 1,07, ma che i nostri ospedali oggi sono sotto la soglia prevista di riempimento, sia per le terapie intensive sia per le medie intensità di cura. La circolazione, ovvero l'incidenza del virus, resta più bassa che nella media d'Italia, cresciuta rispetto a alcune settimane fa, ma è cresciuta ovunque, resta un po' più bassa anche da noi. Faremo tutte le valutazioni, le farà ovviamente il governo a cui spetta prendere una decisione. Se venisse presa oggi, il report prevede per la Liguria un rischio moderato e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 di dicembre, che tornerà in vigore la sera tra il 6 e il 7 di gennaio, prevede che a rischio moderato equivalga una zona gialla. Ma detto questo, come abbiamo già fatto altre volte, non avremo difficoltà ad aprire o a chiudere a seconda dell'esigenza della salute dei nostri cittadini, che valuteremo ovviamente nel proseguo di questa settimana anche alla luce dei nuovi dati che arriveranno dalla nostra sanità e ovviamente dall'Istituto Superiore di Sanità, quando dovremo fare delle scelte. Questo è tutto quello che potevo e dovevo dirvi stasera. Vi lascio la vostra cena in famiglia del sabato sera, facendovi ancora gli auguri di uno straordinario 2021 e augurandovi una buona sera. Poi domani ci sentiremo ancora per le novità di un'altra domenica di zona rossa e di festivo, prima di tornare lunedì almeno ad un parziale lavoro. Saluti a tutti.